Devo aspettare, Annalisa. Vai pure. Ho aperto anche questo, come mai? Buonasera segretaria, siamo all'inizio dei lavori. Sì, buonasera. Momento che prendo l'appello. Allora, Giannini Michele. Presente. Comunelli Veronica. Assente. Giannichini Vittorio. Io provo a dire presente, ma non. E, diciamo, lo sentiamo, ha un problema di collegamento. Speriamo che prima possibile riesca a rendersi visibile. Perfetto. Giannini Matteo. Presente. Mariani Fabrizio. Assente. Puccetti Maurizio. Presente. Rovai Mario, Presente. sì, la vedo. Tamarri Germano, Paolini Delio Francesco, Presente. eccolo. Forli Costanza Maria, Assente. Vannetti Marisa, Presente. e poi l'assessore esterno Catalini Ezzilia. Quindi allora, al momento, Giannichini Vittorio, la devo mettere assente perché il regolamento prevede che la deve identificare. Poi, se durante la seduta riesce anche a collegarsi con il video, in quel momento la metto presente. D'accordo? D'accordo. Perfetto. Ringrazio il segretario, diamo inizio ai lavori. Al punto 1, approvazione verbali sedute precedenti. Nello scorso consiglio si era parlato della comunicazione di rivelazione 80, variazione di cassa, variazione di bilancio di previsione 22-24, condizioni meteo avverse 18 agosto 2022, riconoscimento e copertura della spesa, piano di gestione forestale del Comune di Fabbriche, modifica al piano delle opere 22-24 ed elenco annuale 22, approvazione, comunicazione del sindaco. Ci sono domande in merito alla verbalizzazione? Nessuno si pone in votazione? Faccio l'appello, segretario, oppure chi si vede si fa per alzata di Può mano. essere anche per alzata di mano, magari vi spostate la telecamera anche per gli altri che Si non. pone in votazione, parto dai contrari, nessuno, astenuti, Vannetti, favorevoli per tutti gli altri, giusto, segretario? Ok, quindi un astenuto. Perfetto. Ringrazio, si passa al punto numero 2, comunicazione della relazione 98 della Giunta Comunale, via relazione al bilancio di cassa. È la variazione del bilancio di cassa, quindi quella che abbiamo fatto l'altra volta. Scusiamo, se non ve la leggo. Allora, pongo in votazione con lo stesso sistema di prima, chiedo scusa. Ci sono voti contrari alla variazione del bilancio di cassa? Contrari? Nessuno. Astenuti? Mi astengo io perché comunque non c'era il consiglio. Un'astensione? No, io. Ok. Tutti gli altri favorevoli? Ok. Ok, non c'è l'immediata eseguibilità, tranquillo. No. Modifica al piano triennale delle opere pubbliche, viene ritirato perché la variazione è solo nell'anno 2023 e quindi si fa di giunta, mi dicevano gli uffici. Vi dico però qual è la variazione senza nessun problema. Tanto quello lo ritroviamo nelle comunicazioni del sindaco. Il DOCS. Voi sapete che la Regione Toscana tutti gli anni fa il DOCS, il documento operativo difesa del suolo. Noi abbiamo presentato le domande a febbraio, ma avevamo presentato anche domande a seguito degli eventi regionali 3 anni fa. Nello specifico ci è stato richiesto un aggiornamento sulla strada Velgemoli-Calomini durante l'anno, perché noi si era detto, si era già fatto la progettazione, ha avuto un primo stralcio di finanziamento. Ci hanno comunicato per il 2023 che è finanziata con importo di 950.000 euro. Quindi il DOCS 2023 trova questo finanziamento. Siccome però è triennale, è nell'anno prossimo, non quest'anno non c'è la variazione di consiglio, ma è solo di giunta. È il motivo per cui è stata ritirata. Ci siamo sbagliati, l'hanno messa in consiglio, ma in realtà è solo di giunta. Passerei quindi va bene così, il giusto segretario si ritira e Sì. via. Passerei quindi alle variazioni al bilancio di previsione 2022-2024. Aspetta, la modifica del piano triennale, dici non c'era la votazione prevista nella delibera? Mi hanno detto che veniva ritirata perché è di giunta.
perché riguarda solo l'annualità, quindi no, no, dico, siccome comunque l'avete discussa, quindi ok, non la portate in consiglio. Avete non si porta in quello comunicato, okay, che si ritira, sì, non sì, si sì, porta in votazione per trasparenza rispetto a tutto il consiglio, comunicato l'oggetto, okay, okay, da sì, fare, sì, sì. Beh, però non vabbè, è in votazione perché si ritira, perché è oggetto di un altro atto. Si passa quindi al punto successivo, che è la variazione al bilancio di previsione. Invecchio anch'io. No, no, purtroppo no, ci vengo un po' più da lontano. Vi dico le variazioni: abbiamo avanzo di amministrazione vincolato 10.000 euro come, che si vengono utilizzati per i costi energetici, e questi le prendiamo dal fondo vincolato del Covid. Quindi c'era 35.000 euro di risorse avanzate sul Covid vincolate, 10.000 sono già state usate, altri 10.000 le riusiamo entrambe per necessità energetico. Troviamo 8.500 fra le entrate per rinnovi contrattuali, perché mi spiegava appunto la ragioniera che dovranno essere fatti rinnovi contrattuali dei dipendenti, e c'è questa spesa. Abbiamo già parlato l'altra volta, ma l'ho trovato risolto in variazione, del contributo che abbiamo avuto sull'informatica di 47.000 euro circa per l'abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali, di 80.000 euro circa per contributo e esperienza del cittadino nei servizi pubblici, e quindi sono entrambi variazioni che si inseriscono, se l'ha parlato l'altra volta, per il sistema informatico. Ricordate, se l'ha fatta domanda. Abbiamo venduto, cioè abbiamo messo in vendita le azioni di Sistema Ambiente, che ci è già stato comunicato dal Comune di Lucca, che l'acquisterà per 6.000 euro, dopo vi dico dove vanno i soldi, perché è quello che potrà essere. Abbiamo sanzioni amministrative per 6.000 euro, queste sanzioni sono 6 sanatorie. Perché così tante sanatorie, che è una cosa abbastanza rara? Perché con il fatto del 110 tanti soggetti stanno sanando il loro immobile per poter poi aderire al 110. Per darvi una misura, due sono di Enel, quindi nulla di particolare, ma ci sono. Troviamo le voci più interessanti. Qui c'è stipendi, logicamente c'è un aumento degli stipendi in virtù del rinnovo contrattuale. Abbiamo poi la cosa, abilitazione in uscita, i soldi che sono entrati sotto l'aspetto dell'informatica, che abbiamo già detto. Mettiamo 2.000 euro per le spese di manutenzione delle scuole, perché non so se ci siete stati, abbiamo fatto due piccoli lavori interni inerenti alla sala Covid. Troviamo poi, che fa piacere, valico di sopra, perché ogni promessa in debito, riqualificazione fontana sulla porta per 6.000 euro. Questa cifra, come forse avete intuito, sono i soldi che derivano dalla vendita delle azioni di Sistema Ambiente. Essendo nel capitolo 2 devono essere destinate a un'opera di investimento, ho pensato corretto di mettere lì, perché è una cifra piccola e quindi ci si fa poco. La fontana però si fa completamente anche l'intorno. Si era detto che doveva essere finita, quindi è capitata l'occasione, qui ce l'hanno inserita molto volentieri. 5.000 euro sui mezzi, 3.000 euro sulle manutenzioni ordinarie, poi 10.000 euro in uscita la pubblica illuminazione, che l'avete visto. Queste sono le variazioni, i piccoli aggiustamenti che si fanno via via, ma che servono soprattutto al discorso anche della copertura dei costi energetici. Ci sono domande? Si pone in votazione con il sistema di prima, partendo dai contrari, non ci sono contrari, astenuti, non ci sono astenuti, tutti favorevoli. Il consiglio approva l'unanimità, immediata eseguibilità, se in dettaglio. Sì. Si pone in votazione immediata eseguibilità come prima, contrari, astenuti, il consiglio approva all'unanimità. Si passa al punto successivo, donazione beni immobili, accettazione. In questo caso c'è stata fatta la richiesta di prendere in dotazione un immobile vetusto a Velgemoli, la casa del Gerardo, per capire, Dele sicuramente la più presente, è in fondo al paese, lui la cedeva per un euro, è rimasto lì da un po' di tempo, perché ha detto se la vogliamo prendere, l'indirizzo sarebbe quello di prendere per farci una casa popolare, anche perché a Velgemoli abbiamo un'unica casa popolare che è occupata, quindi se ce ne viene un'altra, da un lato si recupera un immobile, dall'altro si dà la possibilità di stare. Quella è la casa popolare a Velgemoli? È quella dell'Anna. La vecchia scuola. Ah, la sua, eh? No, giù fuori dal paese, davanti alla figliola. Ah. La casa popolare. Sì, sì. Okay. C'è solo quella.
perché era una vecchia scuola, si è detto, quindi, e niente, logicamente l'investimento per rifare la casa si dovrà cercare tramite finanziamento, non è che si può fare con bilancio proprio o quant'altro. Se ci sono domande, osservazioni, pongo in votazione. Contrari, astenuti, il consiglio approva all'unanimità. Per fare l'immediata eseguibilità? No. Non serve, no? Non serve. Siamo alle comunicazioni del sindaco, in realtà le comunicazioni erano il DOCS principalmente, altre non me ne sovviene di comunicazioni particolari, quindi cammino, comunicazioni. Per me, io non ho comunicazioni, se avete comunicazioni voi, domande. Sì, posso parlare? Ci mancherebbe. Sì, mi hanno chiesto, non vorrei passare avanti a Delio, mi hanno chiesto a Valico Sotto se c'era la possibilità di riaprire i tombini, perché quando piove in certe strade è come un torrente. Mi hanno chiesto questa cosa qui, non so se Delio era al corrente di questa cosa. Ma a me non me l'ha chiesto nessuno. Ecco, però a me mi hanno chiesto, posso dire anche chi, la mia suocera, perché cammina anche male, cioè andare giù quando va a fare le terapie e roba del genere, e arriva l'acqua in piazza della chiesa che è un torrente. Quindi chiedevo al sindaco se poteva farci qualcosa, ecco. Volentieri, ecco, ma che sì. Il discorso dei tombini a valico, sì, lo so, ma non lo direi. Eh? Non lo direi. Non so perché. Va bene, ti ringrazio. Beh, non ho avuto occasione di vederti, se no te lo dicevo a voce, Michele. No, ci mancherebbe, figurati. Grazie. A posto, grazie a tutti, buonasera. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Ciao. Ciao.